Buon pomeriggio a tutti. Siamo di nuovo qua sulla pagina Viso Informa e oggi è già la puntata 25 di questa nostra quarantena. E come ogni giorno, anche oggi abbiamo un appuntamento qui sulla pagina di Yoga Facciale e oggi, come vi ho anticipato, abbiamo un ospite molto speciale. Quindi adesso, intanto che aspetto che vi colleghiate, controllo anch'io che tutto funzioni sulla pagina. Intanto chi si collega, iniziate a darmi qualche feedback se si vede e sente bene, così non parliamo a vuoto. Allora, dovremmo esserci. Sì, ci siamo, siamo live. Buon pomeriggio a tutti. Come state? State facendo yoga facciale, gli esercizi che vi ho insegnato fino ad oggi? Poi domani vi aspetta un allenamento, vi ricordo. Allora, vedo che siete già ok, vi state collegando. Buon pomeriggio, ciao Elisa, buon pomeriggio. Allora, oggi, come vi ho anticipato, abbiamo un ospite molto speciale, almeno per me è veramente un onore averlo qui sulla mia pagina. Ho voluto portare lui, un esperto di make-up, proprio perché diciamo si abbina, si sposa benissimo con quello che faccio io, perché io aiuto le donne, ovvero le persone, a risplendere, a far ringiovanire i loro visi attraverso lo yoga facciale, la ginnastica facciale. Lui invece fa risaltare la bellezza delle donne attraverso il make-up. Quindi è con grande piacere e onore che vi presento e porto qui assieme a me Pablo Ardizzone. Quindi accogliamolo con tanti like e tanti cuoricini. Pablo, adesso ti collego. Ecco, buongiorno Pablo, benvenuto e Buon grazie pomeriggio. per aver accettato il mio invito qui. È veramente un onore averti qui sulla mia pagina. Ma buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le persone che ci stanno seguendo. È un mio piacere ed onore essere con te oggi perché trattiamo di due argomenti che sono assolutamente complementari l'un l'altro e che Esatto. lavorando in coppia si riesce ad avere un risultato veramente incredibile. Esatto, giusto due parole per chi non conoscesse ancora Pablo Ardizzone. Lui sta dietro al make-up di tante celebrità nazionali e internazionali, giusto per citare qualche nome, dalla Simona Ventura, Valeria Marini, Eleonora Casalegno, Patty Pravo. Hai truccato anche la principessa Charlène di Monaco, moglie di principe Alberto di Monaco, poi correggimi se sbaglio. No, no. Allora, alcuni nomi che hai detto sono persone che ho preparato un po' di anni fa, ad esempio Simona Ventura ha lavorato con lei fino al 2011, poi mi sono successe altre cose, gli impegni sono diversi, abbiamo scelto strade diverse, insomma, percorsi Certo. differenti, per cui nel mio percorso ci sono nomi anche così, ad esempio per Charlène di Monaco mi sono occupato di lei per il matrimonio, che quindi è stato forse Wow, l'evento più importante della sua vita. E ho fatto le prime foto con i bambini, la sua prima apparizione alla finestra per salutare il popolo, insomma, tante cose, sì, tante celebrità, tante persone più che altro, perché io non amo definirle celebrità perché alla fine sono persone come tutti noi che hanno ognuno i propri pregi, i propri difetti, la propria attitude, il proprio modo di essere e quindi sono persone uniche tanto quanto le persone che ci stanno guardando adesso. Per cui io non le reputo diverse, sono tutti sullo stesso livello. certo, volevo solo dire appunto che le vediamo in TV e dietro appunto a tutte queste donne ancora più belle c'è anche un tanto lavoro dietro. Allora, Pablo, ti ho invitato oggi proprio per appunto perché facciamo entrambi trattiamo di bellezza e volevo qualche suggerimento da te per quanto riguarda lo skincare, quindi per quanto riguarda la pelle, perché sul mercato ci sono veramente tanti prodotti, spesso c'è tanta confusione su, ad esempio, già i latti, ovvero per la detersione esistono tantissimi prodotti, dal latte detergente, quello in schiuma, l'acqua micellare, poi c'è il tonico, non tonico, siero, non siero, siero contorno occhi in crema o quello più liquido, bisogna mettere la crema dopo il siero o no, insomma, c'è un'infinità di cose. Tu cosa suggerisci o cosa ne pensi di Allora, routine? dipende un po' da come si è, dalle abitudini che si hanno, da come la pelle,
e da cosa piace? Perché comunque ormai sul mercato è vero, ci sono tantissimi prodotti, devo dirti, soprattutto sul Made in Italy, estremamente validi. Non è una questione di prezzo, ma è una questione proprio di prodotto fatto in Italia e ce ne sono veramente di qualità eccellente anche a piccoli prezzi. Non c'è bisogno di spendere cifre blu per prodotti, ma l'importante è utilizzare prodotti sicuri e nelle quantità giuste, perché purtroppo talvolta si eccede anche nelle quantità e questo non va assolutamente bene. Dico di sì alla detersione con il latte detergente, sì alla detersione schiumogena, sì alla detersione con l'acqua micellare, però dipende da dove si parte, si è truccati, non si è truccati. L'acqua micellare può essere un validissimo aiuto al mattino perché deterge in maniera veloce, ma non va proprio a togliere bene tutto quello che può essere il trucco e quant'altro. Per cui è un ottimo detergente, ma secondo me da solo non è sufficiente. Il latte invece è un ottimo alleato, però tante persone sbagliano la tecnica di applicazione. Perché cosa fanno? Mettono il latte su un batuffolo di cotone e iniziano a spargerlo sul viso. In questo modo si impasta il latte detergente con il trucco, ma il cotone non va ad asportare il make-up e le impurità. Per cui la tecnica giusta per detergere il viso con latte detergente è quella di prendere una quantità di prodotto sul palmo della mano e massaggiarlo direttamente con le mani sul viso. Dopodiché si può prendere il cotone, magari bagnandolo, e asportare quello che è in eccesso. Sinceramente, il cotone a me piace, ma fino a un certo punto. Io preferisco usare magari un panno in microfibra o un altro tipo di una lavetta, insomma, quello che uno ha in casa o preferisce utilizzare, bagnato in modo da asportare perfettamente tutto il trucco e quindi avere il viso veramente pulito e deterso. Ricordiamoci che la detersione è uno degli step fondamentali per avere una pelle bella, giovane, fresca e luminosa. Perché se noi andiamo a dormire con il trucco, con lo smog, con le impurità, con la polvere, tutto quello che noi racimoliamo durante la giornata, quello che la nostra pelle produce di già anti-invecchiamento e di rigenerazione si inattiva. Per cui tutto quello che noi facciamo già di positivo per preservare la nostra pelle viene attivato dalle cose esterne negative e sporcizia. Per cui andiamo a perdere questo tipo di approccio. Ti dico solo che 3 mesi senza struccarsi o lavarsi il viso la sera vuol dire 5 anni in più dimostrati. Per cui evitiamo di farlo. Esatto. Poi se capita una sera ogni tanto ci sta, ma Non è mai bisogna morto nessuno, non è mai assolutamente morto togliere il nessuno. trucco. E anche la mattina pulire il viso. Anche la mattina, perché comunque la rigenerazione che la nostra pelle fa automaticamente anche senza l'utilizzo di prodotti, naturalmente i prodotti da notte vanno ad enfatizzare questa rigenerazione, anche senza l'utilizzo di prodotti, la nostra pelle butta fuori quello che non serve e si autodepura, tra virgolette. Quindi se noi andiamo poi ad applicare prodotti sopra queste cose che non ci servono e non ci fanno bene, andiamo ad inattivare il nostro skincare. Per cui una rapida detersione al mattino, anche solo un'acqua micellare passata con un batuffolo di cotone, è già più che sufficiente, in modo da preparare la pelle ad assorbire e a prendere in maniera ottimale lo skincare che andiamo ad applicare. Anche perché è inutile che andiamo a investire sul nostro skincare se poi non lo applichiamo nel modo giusto e lo andiamo ad inattivare in malo modo. Per cui è inutile fare delle cose inutili. Quindi facciamole, ma facciamole bene. Ok, tanto vedo già qualche domanda, sono già in 110 Prego. collegati. Allora, c'è Marta che chiede cosa ne pensa della skincare coreana. Non è esagerato per la pelle stratificare tutti quei prodotti? Sono circa 7 passaggi. Allora, lo skincare coreano prevede appunto diversi passaggi, ma con quantità minima di prodotto. Si chiama appunto layering, quindi stratificazione di diversi principi attivi che vanno ad abbinarsi e a interagire l'uno con l'altro. È un'ottima tecnica, però non bisogna eccedere con le quantità, quindi mettere poco prodotto e applicarlo in maniera corretta. Quindi detersione, poi c'è lozione, poi c'è siero, SPF, crema. No, scusa, il contrario, crema di trattamento, SPF e poi il make-up. Poi naturalmente c'è il contorno occhio, gli specifici per le varie parti del viso e quant'altro. Uno dice sì, ma a utilizzare 7 prodotti, obiettivamente spendo tantissimo e uso un sacco di roba. No, perché
Se la crema viso non andiamo ad applicarla nel contorno occhi, praticamente quella quantità di prodotto che andiamo ad applicare nell'altra zona va a supplire, per cui non è che applichiamo più roba o meno roba, applichiamo la stessa quantità di prodotto, solo che con principi attivi e modalità differenti abbiamo lo stesso risultato, anzi un risultato aumentato dello skincare finale. Ok, Uno grazie. boosterizza l'altro, questo succede, quindi booster cosa vuol dire? Potenzia, uno, ogni passaggio potenzia quello precedente. Mamma mia, sono già partiti con le domande tantissimi. Ah, amo, dimmele tutte, ti prego. Sì. Intanto che leggo ancora una domanda, anche io volevo chiederti per la detersione, adesso ci sono sul mercato diversi apparecchi, anche elettrici, spazzole elettriche, tutte queste. Tu cosa ne pensi di questo? Ovvero bisogna stare attenti, chi ha pelle più sensibile, possono usarli tutti? Allora, sono dei tools molto molto interessanti che a me piacciono e sinceramente li utilizzo. Allora, sia quelli non elettrici che quelli elettrici. Quelli non elettrici diciamo che può essere appunto dalla lavetta al guanto in microfibra, scusate, o addirittura anche le spazzole, quelle senza meccanismi, semplicissime da passare in maniera rotatoria sul viso. Sono sia quelli non meccanici che meccanici. Sono assolutamente dei validissimi aiuti, però da utilizzare in maniera corretta. Quindi non insistere eccessivamente sulle zone che possono magari essere problematiche perché si rischia di andare ad irritare. Quindi non eccedere nell'utilizzo e nel perseverare nelle stesse zone. Ad esempio, una pelle molto sensibile, questi tipi di tools li può usare magari una o due volte alla settimana, anche perché effettuano un micro scrub, un micro peeling che va ad affinare la grana della pelle, però una pelle sensibile rischia di irritarsi. Una pelle normale può utilizzarlo magari anche 4 o 5 volte alla settimana, una pelle robusta e magari anche mista o grassa può utilizzarlo anche tutti i giorni, dipende da come è la nostra pelle e agire di conseguenza. Ok, grazie. Poi vedo c'è Rosanella che scrive che lei ha trovato una saponetta detox nera con granelli di nocciolo dentro. C'è scritto Vise Corpo e secondo lei io la posso usare? Non ho capito Allora, esattamente. non conosco esattamente il prodotto, però se i granuli sono sottili, naturali, un ottimo prodotto, il guscio di nocciolo è assolutamente un prodotto biologico, naturale e quant'altro, non crea microplastiche, per cui è un prodotto eccellente. L'importante è che non siano troppo aggressive. Magari il corpo permette di utilizzare un prodotto con una granulazione più sostenuta, più grande, il viso magari meno, per cui attenzione, proviamolo. Se il prodotto dice che può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo, vuol dire che il prodotto è stato testato per questi tipi di utilizzi, per cui si può tranquillamente provare, non eccedere con lo sfregamento della saponetta perché rischia di essere magari troppo aggressivo. Quindi fare delle prove, piccoli passaggi, poco alla volta. Ricordiamoci una cosa, scusa, ad aggiungere c'è sempre tempo, a togliere si fa sempre più fatica. Per cui nel dubbio mettiamo poco e se ne serve di più ce ne accorgiamo e aggiungiamo con estrema semplicità e leggerezza. Certo, poi ci sono domande sul siero vitamina C, cosa prima, cosa dopo, perché adesso appunto ci sono anche tanti altri prodotti, le vitamine da applicare. Certo, siero la vitamina C è un ottimo alleato, ricordiamoci che la vitamina C è anche acida, quindi ha un effetto esfoliante sulla pelle, quindi antiossidante ed esfoliante, quindi attenzione a chi ha la pelle molto sensibile perché una vitamina C applicata magari tutti i giorni potrebbe irritare una pelle molto sensibile, per cui magari non utilizzarla tutti i giorni ma alternarne l'utilizzo. Sicuramente chi l'ha comprato ha avuto sicuramente un consiglio sull'utilizzo del prodotto e quindi basta che segua semplicemente il buon consiglio che gli è stato dato quando ha acquistato il prodotto. Poi chiedono sul derma roller, cosa ne pensi? Il derma roller quale sarebbe? Sarebbe quello che si Derma applica? roller è quel rullo con gli aghetti, fai da Ah, te. allora, sì, ho capito. Allora, può essere uno strumento interessante, ma attenzione, può essere anche molto pericoloso perché il derma roller, avendo questi aghetti, va sì a stimolare la nostra epidermide e quindi ad avere maggiore tonicità, rigenerarsi e ricostruirsi, però su pelli sensibili deve essere fatto con grande cura e attenzione. Ricordiamoci che comunque è un'aggressione, attenzione ai batteri. In questo momento dove comunque facciamo molta attenzione ai batteri, virus e quant'altro, se noi andiamo ad aprire la nostra pelle con questo tool, rischiamo di essere
più facilmente attaccabili. Per cui facciamo questo trattamento mai di giorno, sicuramente la sera prima di andare a letto e dopo magari applicare dei prodotti specifici dopo questo tipo di trattamento. Esatto, e anche io aggiungo, siccome si tratta di aghetti, andiamo a irritare la pelle, bisogna poi anche stare attenti alla pulizia, perché rischiamo appunto Tutto di questo deve essere sempre fatto prima, cioè dopo un'accurata pulizia. Il viso deve essere perfettamente detersa e No, dico anche l'espressione finale. lo strumentino con gli Lo aghetti. strumento è fondamentale, deve essere assolutamente perfetto, perché può andare veramente a infettare e a produrre e a creare proliferazione batterica sul viso e creare eventualmente proprio brufoli, irritazioni. Non Certo. setticemia, ma aspetta, come si chiamano? Sì, acne, varie puzze. Acne, cioè possono veramente crearsi dei grossi problemi. Io consiglio anche, prima di utilizzarlo, magari di utilizzare una soluzione di acqua e candeggina, quindi ne basta un cucchiaino in un mezzo bicchiere d'acqua, lo immergete dentro, lo lasciate un quarto d'ora, 20 minuti, poi lo estraete, il prodotto è sicuramente sterile e potete sicuramente applicarlo e utilizzarlo sul vostro viso. Se no, attenzione, se il prodotto è sporco e può avere dei batteri e dei virus, può essere molto molto dannoso per la vostra pelle. Poi magari ne parliamo ancora di pulizie degli attrezzi che abbiamo a casa. Poi qua chiedono cosa ne pensi della cosmesi creata in casa come autoproduzione, perché c'è qualcuno anche che si diverte a creare, diciamo, le creme in casa. Allora, può essere molto interessante, anche perché questo nasce un po' dal principio galenico. Ci ricordiamo cosa sono i preparati galenici? Domanda. Sai cosa sono i preparati galenici? No. No, ammetto la mia Perfetto. ignoranza, non lo so. No, ma è giusto perché le domande che tu ti poni sono le domande che si pongono anche le altre persone da casa. I preparati galenici sono dei semplicissimi preparati che vengono di solito fatti in farmacia. Questi che particolarità hanno? Hanno la particolarità che devono essere tenuti in frigorifero e hanno una durata massima di una settimana, 10 giorni. Questi preparati che noi facciamo a casa possono essere molto validi, però hanno una durata molto ridotta, per cui devono essere tenuti in frigorifero, devono comunque essere utilizzati nel massimo di 10 giorni, perché se no il prodotto può proliferare batteri e quindi diventare non piacevole, ma assolutamente dannoso per la nostra pelle. Sì, in quanto non hanno conservanti chimici in questo senso, quindi non si mangiano. Esatto. Non hanno quello che viene chiamato in America preservatives, quindi non hanno i conservanti che preservano il prodotto integro e privo di proliferazioni batteriche all'interno della confezione. Per cui sì, ma bisogna farlo ogni 5-6, una volta alla settimana minimo, perché altrimenti il prodotto non è più integro e può diventare veramente dannoso. Poi qua chiedono suggerimenti su una crema contorno occhi per pelle matura over 50. Beh, oddio, sul mercato ci sono talmente tanti prodotti, c'è una vastissima scelta e devo dirvi che comunque tutti i prodotti made in Italy non vuol dire di aziende solo italiane, ma ci sono anche tante aziende straniere che producono in Italia. Per cui andiamo a vedere sulle confezioni dove c'è scritto prodotto in Italia. Perché ci sono tanti brand anche asiatici, giapponesi, coreani e quant'altro, che alla fine vengono prodotti da meravigliose aziende italiane. Quindi supportiamo l'Italia e utilizziamo prodotti italiani. Anche perché abbiamo il top della qualità che c'è attualmente sul mercato. È vero, determinati laboratori fanno ricerca e sviluppo prodotto al di fuori e sono super all'avanguardia. Io amo tutto quello che è il concetto asiatico dello skincare perché comunque è molto strutturato, molto tecnologico, molto all'avanguardia. Però sovente poi queste aziende producono in Europa. E questo è sinonimo comunque di qualità e garanzia di prodotto. Poi c'è Alessandra che chiede quante volte a settimana suggerisci di fare le maschere sul viso. Ma allora ci sono maschere e maschere, per cui in teoria si potrebbero fare anche tutti i giorni. Ogni giorno magari si fa una maschera differente, quindi un giorno si fa magari quella depurativa, un altro giorno quella detossinante, un altro giorno quella effetto lifting, un altro giorno quella idratante, quella nutriente. Essendo comunque una varietà di prodotti enormi, si può fare quello che uno vuole, anche tutti i giorni, non è assolutamente un problema, anche 2 volte al giorno volendo. Andiamo veramente a fare un super booster per poi uscire da questo momento di grande quarantena, non meravigliosi, bensì radiosi.
Bello, infatti mi piace molto il termine radiosi proprio. Allora, c'è Sabrina che chiede problema trucco in estate perché deve mettere protezione alta sul viso e quindi il viso è unto e quindi c'è il problema del trucco che si applica poi sopra. Beh, mi sembra una cosa piuttosto strana. Attualmente ci sono dei prodotti che hanno un'altissima protezione, ma non sono assolutamente né grassi, né patinati, né bianchi. Per cui forse sta sbagliando il tipo di prodotto che applica come SPF, perché attualmente sul mercato ci sono prodotti con alte protezioni che non danno assolutamente questo tipo di problema. Ricordiamoci che anche nel make-up ci sono prodotti che hanno un'alta protezione, per cui vi ricordo che la protezione non viene sommata, però comunque viene enfatizzata. Non è che se noi andiamo a mettere una protezione 10 e andiamo a mettere un fondotinta con una protezione 50 abbiamo una protezione 65. No. È vero che se andiamo a mettere la protezione più alta di solito è quella che fa il riferimento maggiore. Se andiamo a mettere una protezione 50 con un fondotinta fa più fede quella che abbiamo applicato più alta. Se noi mettiamo ad esempio una crema di SPF che ha una protezione 50 e mettiamo sopra un fondotinta con protezione 15, non abbiamo di nuovo 65, ma abbiamo una protezione 50 più, che quindi non è una 65, ma una 50 più. Quindi già un ottimo schermo che preserva dall'invecchiamento cutaneo, quindi photoaging. Vi ricordo che il photoaging non è solo d'estate sotto il sole, ma è tutto l'anno sotto qualunque tipo di fonte luminosa, che sia questa naturale o artificiale. Anche le luci artificiali e le luci sintetiche, tra virgolette, quelle dei nostri accessori che sono appunto gli smartphone, i computer e quant'altro, creano photoaging, per cui proteggiamo sempre la nostra pelle con un buon SPF. Minimo, secondo me, 30. Se si vuole di più, perché non? Non è sprecato. Esatto, questo è importante tutto l'anno perché uno Tutto pensa solo d'estate l'anno. c'è il sole, invece no. No. E aspetta, ad esempio, tu che hai questo bel décolleté, non è che andiamo a mettere l'SPF solo sul viso, lo andiamo a mettere dappertutto anche sul décolleté. Assolutamente, con grande piacere e parsimonia, perché comunque anche il décolleté invecchia, anche il collo invecchia, per cui andiamo a proteggerlo con il nostro SPF in modo che anche lui sia con un aspetto giovane e fresco. Esatto. Poi c'è Alessandra che chiede la cosmesi a base di sungite è consigliata? Che neanche non so cosa sia. Ripeti? La cosmesi a base di sungite. Non so. Sinceramente non so cosa sia. Oh, Potrebbe Alessandra, essere, se ti do un spiegarci. dettaglio in più, adesso non vorrei che fosse un fungo cinese. Oppure magari ha scritto, magari Alessandra se puoi Ho chiarirlo scritto male, così. non lo so. Allora, perché c'è una linea di skincare che utilizza questo fungo cinese, è anche un'ottima linea, perché comunque questo fungo dà tutta una serie di fattori di boost della nostra pelle e può essere simpatico e interessante. È un altro tipo di approccio, più tra virgolette naturale o tra virgolette anche vegano, ma perché non? Adesso aspettiamo di avere una risposta più dettagliata. Magari c'è stato un errore di battitura o Poi forse c'è questo. Marta che scrive che lei usa prodotti, solo prodotti di biocosmetica per il viso e chiede se sono equivalenti, migliori o peggiori delle creme più sintetiche di grandi marche. Allora, lì dipende un po' dall'approccio, dal lifestyle che ha la persona. Io Esatto. nel mio amo la tecnologia e voglio che un prodotto sia performante e attivo. Talvolta in botanica ci sono dei principi attivi meravigliosi che però non hanno quell'effetto così vivace quanto quello di laboratorio. Per cui dipende un po' dall'approccio che uno vuole avere, dallo stile di vita che uno vuole avere. Se uno fa quel tipo di scelta, assolutamente non sindacabile, ma perché non? Ricordiamoci comunque che i fitoterapici sono un pochino meno veloci rispetto ai tecnologici. Quindi ci vuole un pochino più di pazienza, ci vuole un pochino più di, come posso dire, di costanza all'utilizzo del prodotto. Con gli altri invece si ha tutto un appeal un po' più rapido, veloce e più immediato. Poi chiedono se è meglio utilizzare un fondotinta liquido o minerale. E anche lì dipende, ci sono certe pelli che col fondotinta minerale
sono stupende e hanno un effetto supernaturale, compatto, che dura tutta la giornata. Su altre invece applicano fondotinta minerale e magari hanno un effetto di ispessimento che magari lascia l'incarnato troppo spesso e tutta una serie di cose. Per cui dipende dal tipo di pelle. È normale che un fondotinta minerale, che tendenzialmente è in polvere, su una pelle tendenzialmente normale, mista o grassa, abbia maggiore performance rispetto ad una pelle tendenzialmente secca. Per cui dipende un po' da dove si parte. C'è sempre questo. Il make-up e lo skincare sono sempre un viaggio. Da dove si Certo. parte a dove si vuole arrivare. E lì ci sono poi tantissime strade che permettono un raggiungimento dell'obiettivo. Bisogna trovare quella giusta e poi avere perseveranza e costanza nell'utilizzo dei prodotti giusti. Esatto, poi non tutte le pelli sono uguali, bisogna anche provare quale si adatta meglio al nostro tipo di pelle. Poi c'è Lucia, cosa ne pensa delle creme ai peptidi come antirughe, come anti-age? Ma i peptidi sono degli acidi grassi che funzionano molto bene, per cui sono dei componenti dei prodotti cosmetici da veramente tantissimi anni, sono prodotti assolutamente sicuri. I peptidi possono essere un valido aiuto, soprattutto nel concetto antirughe. Il discorso prima che non capivamo sunghite, qua scrive Isabella, sungite è una pietra, quindi non ho capito non ho capito ancora neanche io cosa intendevano. La cosmesi a base di sungite che è una pietra, non so, Alessandra non... Purtroppo, allora, non mi permetto di dire nulla perché non conoscendola Anch'io posso non so. magari informarmi e poi possiamo parlarne. Non la conosco, per cui non mi permetto di dare pareri, perché d'altronde se uno non sa Sapere è tutto. inutile dire positivo o negativo quando non sai. Non lo Esatto. so, andrò a vedere e cercherò di capire anch'io. Grazie per avermi dato questa nozione, perché comunque è di arricchimento anche del mio know-how. Perfetto, grazie. Poi chiedono prima la crema protettiva solare e poi crema antirughe o il contrario? Contrario, prima la crema antirughe, anti di trattamento, la vostra abituale che utilizzate, e dopo, come ultimo step, l'SPF. Dopo l'SPF si può partire con il fondotinta. Calcoliamo che l'SPF potrebbe essere anche un ottimo primer per la stesura poi del vostro fondotinta preferito. Poi qua chiedono, ma un SPF 50 tutto l'anno non è un po' esagerato? Cioè la Esagerato per pelle cosa? che non fa respirare la pelle, chiedono. Assolutamente no, è un prodotto assolutamente sicuro, anche il 50 non è occlusivo, anzi è semplicemente protettivo. Vi assicuro che chi ha problemi di pelle lo usa e ne ha dei vantaggi enormi. Ok, sempre riguardo alla sungite che non sapevamo cos'era, qua Alessandra scrive che è una crema con polvere di una pietra, appunto che si chiama sungite, è una gemma nera che arriva dalla Russia, giusto? Così abbiamo anche la spiegazione. Abbiamo imparato una cosa nuova. La ringrazio per l'approfondimento, però purtroppo non conoscendo il prodotto o non conoscendo questo principio attivo, non mi permetto di dare giudizi. Prego. Io invece intanto chiedo anch'io qualcosa, non solo i partecipanti. Allora, tutti noi donne ci trucchiamo e abbiamo tutti appunto pennelli, spugnette, vari, insomma, pennelli di diverse dimensioni che usiamo tutto l'anno. Anche se le usiamo solo noi, bisogna lavarle quante volte? Tu suggerisci come pulire questi pennelli, spugnette? Allora, i propri tools devono essere puliti sempre, non dico ogni volta che li usiate, però almeno una volta alla settimana, massimo 10 giorni, due proprio se non ce la facete, non, se non ce la fate perché avete troppi impegni e quant'altro, però massimo ogni 2 settimane i vostri tools devono essere puliti e igienizzati, perché se no proliferano. Sulla nostra pelle abbiamo dei batteri che non sono negativi, però dentro il nostro pennello proliferano e possono diventare comunque problematici. Per cui spugne, pennelli, accessori, qualunque cosa noi utilizziamo sul nostro viso, dobbiamo necessariamente igienizzarlo e pulirlo. Come? È molto semplice. Allora, tutto quello che riguarda lavette, spugne, spugnette, spugnette per i fondotinta. Tutto quello che è comunque in lattice o in spugna, è molto semplice lavarlo perché basta metterlo in lavatrice con gli asciugamani.
Quello che io preferisco è quello di prendere un sacchettino di quelli di tessuto che si usano per la lavatrice per i capi delicati, quelli bucati, quelli a retina. Si mettono dentro tutte le varie cose e si mettono in lavatrice con i vostri asciugamani. Bene o male, tutti lavano gli asciugamani a 60 gradi. In Così quel sapete. modo risultano perfette, perfettamente igienizzate, perfettamente pulite, bagnate e pronte per essere poi utilizzate di nuovo nei vostri, nel vostro make-up. L'unica cosa, il prodotto, cioè il sacchetto con dentro le spugne, non deve essere asciugato nell'asciugatrice, perché se viene asciugato nell'asciugatrice, le spugne si seccano, si sgretolano e poi bisogna buttarle via. Per cui, se usate l'asciugatrice, togliete il sacchetto dove avete messo le vostre spugne e lasciatele asciugare su un asciugamano, sopra il piano del termosifone, in un luogo comunque areato dove possono asciugarsi in maniera molto semplice e veloce, fanno tutto da solo. Una volta asciutte le potete rimettere nelle confezioni. Invece i pennellini, ho visto un tutorial, nelle tue storie su Instagram mostravi anche come pulire i pennellini. Esatto, tra l'altro sta sono state stories, ma sono stories salvate e quindi Ah, chiunque può ok. andarle a vedere. È una Perfetto, testatura metterò non. dopo alla fine il tuo link così vi suggerisco Grazie. di seguirlo su Instagram perché sono molto interessanti le storie. E devo dirvi, i pennelli è importantissimo pulirli e pulirli bene. Per cui, anche perché li utilizziamo sugli occhi, sul viso, intorno al naso, sulle labbra. Ecco, un consiglio: non dividiamoli con nessuno, utilizziamoli solo noi. Se abbiamo la sorella, la figlia, la cognata, il marito, la cugina, il fratello della cugina, della custode, cioè no, usateli solo voi, soprattutto in questo momento storico. Sono prodotti che si possono facilmente infettare e passare qualunque cosa. Quindi sono tools a utilizzo personale, non prestateli a nessuno. O se li prestate, dopo lavateli in maniera perfetta. Ma non lavate solo i pennelli, lavate anche i contenitori dove li mettete. Perché se voi prendete il pennello pulito e lo mettete dentro la confezione sporca, si va di nuovo ad infettare. Per cui, punto a capo, non va bene. Quando si lava tutto senza alcun problema. Tu mostravi nelle storie che usavi il sapone, Allora, per la detersione ad acqua, adesso ve la spiego che è quella forse che sembra più complicata, ma è facilissima da fare. Allora, materiale necessario: sapone di Marsiglia, quello sul panetto che abbiamo tutti in casa, bene o male. Detersivo per i piatti che abbiamo tutti in casa. Un bicchiere o una ciotola e dell'acqua corrente. Allora, si prendono i pennelli, possono essere sia piccoli che grandi, non c'è nessun problema, sintetici o naturali, non c'è nessun problema. Si prende il panetto, si bagna il pennello e lo si passa sopra il nostro panetto di sapone di Marsiglia. Nel mentre avremo 2, 5, 8, 50 pennelli, insomma, quelli che avete. Li passate e li lasciate lì un attimo. Li passate e li lasciate lì un attimo. Dopodiché, il sapone di Marsiglia avrà sciolto per affinità di grasso tutto quello che c'è di grasso all'interno del pennello. Andiamo adesso a sgrassarli con il detersivo per i piatti, che è anche igienizzante. Io nel mio aggiungo anche un igienizzante a parte, perché i pennelli che uso io li uso su persone diverse e quindi dà una sicurezza maggiore di sanificazione del prodotto. Voi potete usare tranquillamente il detersivo per i piatti, anche perché è già comunque igienizzante di per sé. Lavando appunto piatti, pentole e tutto il resto e posate, è già un prodotto igienizzante di per sé. Quindi prendete il vostro detersivo per i piatti, ne mettete alcune gocce dentro questa ciotola e con 2 o 3 dita d'acqua al massimo andate a creare questa soluzione dove immergete i pennelli ancora sporchi di sapone di Marsiglia. Li passate e li sbattete un pochino dentro come se doveste fare la maionese. Vedete che immediatamente rilasciano tutta la quantità di pigmento che c'è all'interno e automaticamente si igienizzano e si puliscono. Passate tutti i pennelli in questo modo e adesso arriva la fase un pochino più complicata, il risciacquo. Il risciacquo è fondamentale perché se il pennello rimane con dentro il sapone è come non aver lavato bene i vostri panni. Quando la vostra lavatrice non sciacqua bene e i capi rimangono insaponati, come sono? Sono rigidi, sono duri, sono sgradevoli. Quindi non è che che i vostri pennelli non siano igienizzati, sono igienizzati, ma non sono performanti come al solito sul nostro viso e altrettanto piacevoli come al solito sul nostro viso. Quindi mettiamo la nostra ciotolina sotto il getto d'acqua corrente, acqua tiepida, mai calda, perché
e nemmeno fredda, acqua tiepida, e sbattiamo i nostri pennelli sotto il getto d'acqua, sbattendoli come se dovessimo fare la maionese. In questo modo le setole si aprono e il vortice dell'acqua corrente va a pulire e togliere il sapone che si è fermato sulle setole. Sbattete bene il vostro pennello dopo averlo sciacquato in maniera accurata e lo tamponate in maniera forte, chiudendolo tra le mani insieme ad un asciugamano. È Dispulire meglio possibile asciugare da qualche parte che si asciughi? e poi lo appoggiamo. Io di solito uso la mensola del termosifone d'inverno, ho sempre la stessa mensola, tanto d'estate fa caldo, circola l'aria e non c'è nessun problema. E lo appoggio in maniera orizzontale ad asciugare. Non lasciate mai i pennelli a bagno. Dice, ah, ma il mio è sporchissimo, devo lasciarlo una settimana a bagno. Non serve. È un protocollo che veramente in pochi secondi pulisce e igienizza il vostro pennello, anche il più sporco del mondo. Io li ho sporcati con tante cose e vi assicuro, in pochi gesti immediatamente diventano puliti. Per cui non lasciate i pennelli a bagno perché sennò prendono una forma che non riuscite poi a togliere. Quindi li asciugate con il vostro canovaccio, li stringete bene e li ponete ad asciugare in posizione o orizzontale o a testa in su, mai a testa in giù perché sennò prendono delle forme che non riuscite più a togliere. Ok, grazie mille. Comunque ripeto, se volete vedere con più lentezza tutti i passaggi, poi potete andare a vederli nelle storie di Pablo, ovvero lei, hai detto che l'hai salvato e quindi gli hai spiegato molto molto Esatto, nelle bene. storie si chiamano tools cleaning. Ok, grazie. Poi vediamo cosa scrivono ancora, se c'è differenza tra prodotti che vendono in farmacia e in profumeria, perché anche in farmacia vendono varie creme e prodotti per il Allora, viso. entrambi sono validi, tutti e due. Hanno appeal diversi, ma sono entrambi validi. Vi dico una cosa che forse non dovrei, ma ve la dico lo stesso. Sovente chi produce le creme anche di farmacia è lo stesso che produce le creme di profumeria. Per cui sono prodotti sicuri entrambi, hanno magari appeal diversi, hanno magari dei pack meno appaganti, e è un appeal differente, punto, solo quello. Quindi talvolta i principi che hanno anche, tipo l'acido ialuronico, ce l'hanno entrambi i prodotti, per cui si trovano tante affinità tra le due distribuzioni, sono entrambi assolutamente validi. Grazie. Poi chiedono se i pennelli è meglio conservarli al chiuso o all'aperto, cioè averli in una scatoletta chiusa o nel bicchiere per dire appoggiati. Allora, nella scatoletta chiusa è meglio perché non prendono polvere. Nel bicchiere appoggiati o si trovano, che ce ne sono diversi in commercio, dei portapennelli che si possono chiudere perché hanno un tappo al di sopra e sono molto sicuri anche quelli, occupano meno spazio, perché lasciarli comunque alla polvere non è mai carino. Perché poi si impregnano, vabbè che noi adesso lo sappiamo e li laviamo massimo ogni 2 settimane, però il lasciarli così alla polvere non è mai consigliabile. Certo. Oh, cosa dice Marta? Che lei ha negli anni eliminato il fondotinta e lo mette solo nelle occasioni speciali e quando lo mette però dice che le compaiono dei brufoletti e chiede come mai. Oddio, se lo mette solo nelle occasioni ufficiali, da quanto ha questo prodotto? Forse anche qua i prodotti quanto durano? Dopo Allora, quanto? sopra i prodotti ci sono dei simboli molto chiari ed esaustivi. Di solito su ogni prodotto c'è una sorta di scatoletta aperta con un numerino. Quel numerino dice che una volta aperto il prodotto, i mesi in cui lo si può utilizzare in maniera sicura. Dopo quella scadenza è un po' a vostro rischio e pericolo. Per cui, Certo. se noi il fondotinta l'abbiamo aperto da 3 anni, è vero, lo usiamo solo nelle occasioni ufficiali e speciali, però il prodotto magari non è più integro e perfetto come quando l'abbiamo comprato. Per cui è forse il caso di sostituirlo. Stessa cosa ovviamente per gli ombretti, rossetti. Esatto. Le polveri durano di più. Durano di più. Tutto quello che è a base di acqua o di grassi tende a essere un po' meno longevo. Allora, vediamo ancora qualche domanda, poi non vorrei, so che hai altri appuntamenti oggi, non voglio No, se vuoi, interrompere. guarda, ancora un 5-10 minuti li ho ancora tutti Ok, scritti. ancora 2 domande, poi l'ultimo suggerimento, l'ultima chicca e poi ti lascio. Allora, vediamo che c'è Sabrina, c'è confusione sull'ingrediente più importante. Qual è l'ingrediente più importante in una crema antirughe? Cosa bisogna guardare
nelle creme antirughe. Allora, le creme antirughe ci sono tanti ingredienti che possono essere comunque attivi in questo tipo di approccio. Allora, vi ricordo anche una cosa: le rughe non è che siano lo spauracchio che, oh mio Dio, ho una ruga. No, Quello che dico. ricordiamoci che i visi super lisci e botoxati sono perfetti per il museo delle cere, non per la vita e per essere piacevoli nei confronti degli altri. Ci sono persone che hanno detto, molto famose, che hanno detto: con tutta la fatica e gli anni che ci ho messo per farmi venire questi segni sulla faccia, mica me li vorrei togliere. Allora, Esatto. vi dico anche un'altra cosa: è vero che il segno è storia, è un qualcosa da raccontare, un qualcosa che racconta, un qualcosa che trasmette. Non dobbiamo andare in giro tipo la cartina geografica, sono d'accordo, anche perché vi assicuro che una ruga trattata ha un senso, una ruga selvaggia ne ha tutto un altro. Per cui sì alla ruga trattata, ammorbidita, che comunque racconta una storia, no alla ruga selvaggia, che vuol dire: non mi curo, mi trascuro, non me ne frega niente, ciao. Per Esatto. cui sì al segno, non facciamocene un cruccio, viviamolo con il suo valore, perché anche un segno sul nostro viso è un valore. Madame Tussauds a me non piace, ma vi assicuro che non piace a tanti. Esatto, lo stesso quello che penso anch'io, anche se io insegno ginnastica facciale per ingiovanire, ma non è che cioè il tempo purtroppo passa, non è che la persona non avrà mai rughe, è bello anche accettarle, certo è bello prendersi cura di sé, ma a un certo punto bisogna anche accettarsi e non paragonarsi quando si ha 60-70 anni alle trentenni tutte No, tutt'altro, no. Anzi, si hanno dei valori aggiunti. Non pensiamo ai minus, pensiamo a cosa abbiamo in più. Pensiamo anche solo a come la nostra testa era se abbiamo 70 anni quando eravamo 30, quindi 40 anni fa. Cioè, la testa è cambiata, probabilmente anche molto migliorata. Per cui chi vorrebbe fare cambio? Vorrebbero magari avere la confezione di quel momento e la testa del momento attuale. Però è un po' difficile. Dico Certo. un'altra cosa che secondo me è molto importante. Tu dai un supporto fondamentale perché tutti i prodotti di skincare possono aiutare tantissimo sui segni, ma purtroppo molto meno sulla tonicità. Quindi il fatto di fare ginnastica facciale e fare appunto questi esercizi che vanno a tonificare i muscoli sono fondamentali perché la tonicità muscolare è dove la nostra pelle è agganciata. Se non abbiamo tono muscolare non possiamo pensare di avere un viso tonico. Per cui gli esercizi facciali sono fondamentali per avere un viso fresco, giovane e radioso. Giovane non vuol dire con una data. Giovane è la pila, è il come si pone, la Esatto. luminosità, la tonicità. Io ho visto visi giovani di persone di 80 anni e visi vecchi di persone di 25. Per cui non vuol dire l'età anagrafica, vuol dire la pil che si ha, Radiosità, luminosità del viso. la radiosità, la compattezza, la pil che comunque trasmette la persona e tutto il resto. Infatti c'è Roby che chiede consigli per avere una pelle più luminosa. È proprio questo, se posso permettermi, è proprio prendersi cura, usare dei prodotti giusti che non irritano, ascoltarci quello che la pelle ci chiede e appunto farci fare anche ginnastica facciale che serve proprio per migliorare il microcirculo. Anche Quindi perché, bravissima, per migliorare il microcircolo. Quindi la ginnastica facciale è fondamentale perché il microcircolo crea ossigenazione. L'ossigenazione permette alla nostra pelle di rigenerarsi anche da sola e quindi è fondamentale. Se poi è anche abbinato al massaggio e all'applicazione corretta di un prodotto di skincare, che quindi dal centro verso l'esterno, andando magari anche a pizzicottarne i contorni, facendo comunque tutti gli esercizi che tu già normalmente consigli, si riesce ad avere un ottimo risultato e vi assicuro che la pelle risulterà immediatamente più radiosa e più luminosa. Altra cosa, quando la pelle è spenta, talvolta si hanno due fattori che incidono su questa cosa: il fumo e il fatto di non fare scrub e peeling, quindi avere una pelle inspessita che non viene rinnovata. Quindi una pelle troppo spessa ha delle cellule di cheratina troppo alte, cheratina di, scusate, delle cellule morte troppo numerose che stratificano la pelle e non permettono alla radiosità naturale dell'incarnato di venire fuori.
E quante volte suggerisci tu di fare lo scrub al viso? Dipende da dove si parte, come al solito. Su pelli molto sensibili e sottili, anche una volta alla settimana, ogni 10 giorni. Su altre pelli, magari più spesse, resistenti, magari anche oleose, anche tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Dipende. Ok. Io, ad Bene. esempio, nel mio, che è una pelle tendenzialmente mista, borderline quasi grassa, lo faccio un giorno sì, un giorno no. Per cui dipende, dipende. Ok, qua chiedono quali creme solari consigli, ma abbiamo già detto prima che ce ne sono diverse sul mercato, molto valide, quindi lì proprio dipende con la quale uno si trova bene, bisogna leggere appunto l'inci, vedere un po' gli ingredienti e poi scegliere. Esatto, anche se ti dico da quel punto di vista abbiamo molto di asiatici. Allora, per concludere, giusto se ci dai una chicca finale, oddio, adesso stanno venendo altre No, domande. prego, porgimela ancora. Allora, retinolo, acido ialuronico, collagene, tutti questi Allora, concetti. il retinolo, vi dico in maniera molto semplice, è la vitamina A. È un ingrediente fondamentale, molto utile, soprattutto utilizzato come antirughe, però attenzione, due fattori fondamentali. Il primo è che crea un'esfoliazione, quindi rende la pelle più reattiva a tutto quello che ci succede. Secondo, bisogna necessariamente applicare dopo la vitamina A, quindi il retinolo, l'acido retinoico, un SPF alto, quindi non solo 30 ma anche 50. Perché sennò si rischia sì di levigare la pelle, ma di trovarci poi con delle macchie. Ok. Poi l'altro che dicevi? E poi c'è consigli per la Cuperos? Consigli per la Cooper Rose, purtroppo, allora, lì proteggere, proteggere, proteggere. Evitare gli sbalzi di temperatura, mai acqua troppo fredda, mai acqua troppo calda, detergersi sempre il viso con acqua tiepida. Non è che se usiamo acqua fredda tonifichiamo, se usiamo acqua calda apriamo i pori e puliamo meglio. No, l'acqua deve essere sempre tiepida, sentirla non troppo fredda e non troppo calda. L'acqua troppo fredda rompe i capillari, l'acqua troppo calda rompe i capillari tanto quanto. Per cui mai shock estremi. Mai shock estremi. Ok, come minimizzare le occhiaie e trucco per consigli, quali creme usare come per le occhiaie e Allora, trucco? l'occhiaia è il cruccio di chiunque, uomini, donne e tutto il resto, anche perché ci sono due famiglie di occhiaie. L'occhiaia che tende a essere più bruna, che è quella appunto dovuta a un eccesso di melanina nella zona del contorno occhi, e l'occhiaia che tende a essere invece più bluastra, più viola, quella dovuta a una cattiva circolazione della zona perioculare. Quello che io consiglio, soprattutto per quelle più viola, è quella di utilizzare magari il vasetto dello yogurt che abbiamo tutti in frigo e per circa 30 secondi, un minuto, andare a fare un massaggio dall'interno verso l'esterno per andare a vivacizzare la circolazione sia linfatica che sanguigna. Funziona anche molto bene perché ha problemi di borse, quindi va a sgonfiare immediatamente la zona del contorno occhi. Esatto. Ok, quindi o yogurt o qualcosa di freddo, qualcuno ho visto, ci sono certi che usano i cucchiai freddi, li tengono in frigo, cosa ne Però pensi? il cucchiaio di metallo rischia di essere troppo aggressivo, per cui attenzione. C'è addirittura chi prende il cucchiaio, lo mette in freezer e poi se lo mette sugli occhi. Sì, No, perché no. può essere pericoloso. Il metallo, Pericoloso. se è troppo freddo, si può attaccare alla pelle e poi si Esatto. rischiano scoriazioni. Quindi evitiamo di fare pasticci. Lo yogurt del frigorifero Appunto, è esatto. sufficiente, ottimo, Yogurt, ha detto di perfetto. yogurt, perfetto. Ok, ancora l'ultima, poi basta. Gli oli per il viso sono validi? Su alcuni tipi di pelle sono pazzeschi, pazzeschi. Sì, assolutamente agli oli, anche perché tendenzialmente sono oli molto secchi, quindi oli che immediatamente vengono assorbiti dalla pelle e non lasciano nessun residuo. Quindi gli oli sì, naturalmente quelli specifici. Ok, bene, direi che possiamo terminare qua, non vorrei trattenerti ancora, anche se qua Ti ti ringrazio, anzi, teniamoci già ringrazio per un'altra occasione. Magari tra la prossima settimana ci vediamo di nuovo, così tu accumuli le domande che tantissimo. possono Ma farti volentieri, le nostre volentieri. amiche e i nostri amici. Perfetto, Anticipiamo, metto sotto tutte le domande, così partiamo subito, volentierissimo. assolutamente con piacere. È Pablo, stato un onore grazie mille. essere qua con te e con voi.
Un bacio, buon pomeriggio e a presto. Mi raccomando, Grazie. la bellezza è costanza, quindi skincare, ginnastica e tutto quello che vogliamo, ma con costanza. Fatto una volta ogni tanto non è utile. Non esistono solo le pulizie di Pasqua, esistono le pulizie di tutti i giorni e di tutte le settimane, per cui costanza e cura di voi. Un bacio, Grazie a Paolo, un presto. abbraccio, Ciao. ciao. Grazie, spero vi sia piaciuto l'intervento di Pablo. Io veramente sono molto onorata di averlo qui sulla pagina e quindi prossimamente metterò un post così a chi non ho potuto rispondere perché non avevamo appunto tempo, metterò un post così possiamo già scrivere sotto le domande e avremo il piacere di avere di nuovo Pablo in una delle prossime dirette. Io vi saluto anch'io, vi mando un grande abbraccio, grazie per aver seguito questa diretta o se la stai guardando in differita e ti auguro una buona serata. E domani vi aspetta, anzi vi aspetto con un altro nuovo allenamento di yoga facciale e lo faremo insieme, ok? Quindi andate a ripassare tutti gli esercizi che abbiamo fatto fino ad oggi e domani ci alleniamo insieme. Un abbraccio a tutti e a domani, ciao!